Diamo la parola. Dopo la parola del direttore sanitario, dottor Gastone Orio, l'atteso parlare, l'atteso discorso di Giovanni Paolo II. Sia lodato Gesù Cristo. Rivolgo a tutti il mio cordiale saluto, ringraziando per i sentimenti espressi nelle cortesi parole orora dettemi. Con viva commozione sono entrato in questa cittadella della carità, sorta per iniziativa di esemplari sacerdoti del presbiterio veronese, quali Don Angelo Sempreboni, parroco di Negrar, e il beato Don Giovanni Calabria, con la generosa collaborazione delle piccole suore della Sacra Famiglia del beato Nascimbè. Ed ho appreso con gioia quanto si va facendo per allargarne l'azione verso le zone tropicali, in particolare verso il Brasile. Nel quadro della solidarietà universale, sulla quale di recente ho richiamato la riflessione nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, tali iniziative fanno veramente onore ai promotori, ai benefattori e a coloro che in vario modo le sostengono. Esse dimostrano ancora una volta come chi lavora nel mondo della sofferenza sia particolarmente sensibile verso quanti patiscono disagi, anche se vivono lontano. Continua in tal modo a rinnovarsi la parabola del buon samaritano. All'apprezzamento per l'amministrazione dell'ospedale, per il personale sanitario, desidero aggiungere una parola di incoraggiamento ugualmente calorosa per tutti i degenti presenti in ospedale. So bene, carissimi ammalati, che la vostra attuale condizione comporta difficoltà e disagi sia per voi che per i vostri familiari. Vi esorto ad arricchire la prova che state attraversando con l'accettazione amorosa della volontà di Dio ed in unione sempre più intima con Cristo Signore, che con la sua gloriosa risurrezione ha dischiuso la speranza della vittoria sul male, di cui la malattia è una delle forme più pesanti. Ed auspico di cuore che ognuno di voi possa ritornare presto, ristabilito in salute, in seno ai propri cari e riprendere nella serenità e nella gioia un ritmo di vita tranquillo ed operoso. Assicuro per questo il ricordo nella mia preghiera al Sacro Cuore Gesù, sorgente di ogni consolazione, e della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani e causa della nostra letizia. Su tutti voi, sui vostri congiunti, sui responsabili, e su tutto il personale laico religioso dell'ospedale imparto volentieri la mia benedizione apostolica.
normale. Non ho potuto attraversare tutte le camere, tutti gli edifici, incontrare personalmente tutti i degenti, i malati, come anche tutti quelli che li assistono. Ho potuto solamente incontrare di persona un gruppo, ma adesso voglio esprimere a tutti quella vicinanza che non è propria di me, ma che è vicinanza di Cristo stesso, che ci ha lasciato a noi tutti e specialmente a noi vescovi il compito, il privilegio di benedire nel nome della Santissima Trinità. E con questa benedizione siamo sempre e dappertutto vicini, non noi, ma Lui stesso, Cristo, il suo Padre, lo Spirito Santo, sono e si fanno di nuovo vicini a ciascuno. E io vi auguro questa vicinanza di Dio, questa presenza di Cristo. Lui è presente sempre dove è la sofferenza, dove è la croce, ci ha lasciato segno della croce, e questo segno ha tanti significati, ma fra i diversi significati, croce vuol dire io sono, parole di Cristo, io sono dappertutto dove è la croce. Dove la croce è Lui, si trova Lui, è vicino. Io vi auguro questa sua presenza, questa sua vigilanza, questa sua assistenza superiore a tutte le assistenze. Lui fa la sua missione messianica attraverso tutti noi, attraverso voi, carissimi fratelli e carissime sorelle, medici, infermieri, attraverso voi, carissime suore religiose, attraverso tutte le altre persone che assistono con grande sacrificio, grande impegno lì ammalati, i sofferenti. Ecco, vorrei che in questo momento conclusivo della nostra, del nostro incontro sia presente specialmente Cristo e che Lui benedica a voi tutti e a noi tutti qui presenti con il suo mistero pasquale, con la sua croce e la sua risurrezione. Sit nomen Domini benedictum, Sanctorum nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Sia lodato Gesù Cristo. Ora il parroco di Negrato, Bruno Spuntini, offrirà al Santo Padre un dono a nome della parrocchia. Il sindaco di Negrar, ingegnere Agostino Murari, offre al Santo Padre a nome di tutta la cittadinanza un'opera dello scultore veronese Novello Finotti, raffigurante il soffrire cristiano.